sono fire, Your defense is terrified, Tom is on fire, Your defense is terrified, Tom is on fire, Your defense is terrified, Tom is on fire, Uh la 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 Allora ragazzi, una domanda. Chi era quello stronzo che quest'estate diceva? Tammi Ebram alla Roma, altro che Messi al Paris Saint-Germain. Chi era quello stronzo che quest'estate diceva Tammi Ebram alla Roma, altro che Messi al Paris Saint-Germain? Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio dell'Ancona Calcio 2003-2004? Come è andato il derby di famiglia? È stato un derby della Madonna, uno dei derby più belli di sempre. Non dico il derby più bello di sempre perché io sono una persona sportiva, non il derby più bello di sempre perché la squadra di mio fratello ha giocato in 10 uomini e quindi di conseguenza ha perso la partita. Avesse giocato in 11, sono sincero, avrebbe sicuramente pareggiato. Comunque, fatta questa premessa, iniziamo a vedere i voti delle due squadre. Partiamo dalla C Dolattico, squadra di mio fratello che ha totalizzato 79 punti. Ospina 5,5, meno 1 per il gol eh, subito. In difesa Gunther eh, 6, Mario Rui e Di Lorenzo entrambi 7,5, più 1 per eh, gli assist. Centrocampo Tames o Tamese 6. Pasalic 8 più 1 per l'assist. Torreira 10 per il gol. Lorenzo Pellegrini 10 anche lui per il gol. In attacco, Pedro 5, meno mezzo punto per uh, l'ammonizione. Osimen 13, ammonito però ha comunque messo segno una doppietta. Passiamo adesso ai voti dell'Ancona Calcio. Ancora Calcio che in questa giornata ha totalizzato ben 86 punti. Chesni 7,5, più uno per il clean sheet, in difesa Molina 5,5, e 6, Koulibaly 6,5. centrocampo Kupminer 6,5, Frattesi 6,5, e mezzo, Traore 6 e mezzo, 7, Insigne 6,5. Ciccio Caputo, 13 e mezzo per la doppietta. E infine, l'imperatore di Roma. Tammy Abram. Tammy Abram. Tammy Abram. What a player! Tammy Abram. 14 per la doppietta. Un vero top player. Un vero top player. Un attaccante che è tra i primi... 5-6 al mondo, un attaccante che ha già segnato 15 gol in campionato in una Roma che non ha gioco, non è che dici ha segnato 15 gol con eh, Guardiola, al Bayern Monaco, al Real Madrid delle 4 Champions in 5 anni, no ha segnato. 15 gol in una Roma che non ha gioco. Chiedete scusa a questo ragazzo, chiedete scusa a questo ragazzo. Altro che Messi al Paris Saint Germain, Tammy Abram alla Roma. Questo è stato il colpo dell'estate 2021. Tammy Abram alla Roma, il nuovo imperatore di Roma. Tammy Abram, il nuovo imperatore di Roma. Andando poi a vedere i risultati delle altre partite, allunga in vetta il Pombio FC che vince di misura 2-1 contro il San Ginés, frena il Big Teta Pig che perde un po' sorpresa 2-1 in casa contro gli amici di piazza e vittoria poi anche del Crimine FC 1-0 contro il Mutismo FC. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia ultima giornata del fantacalcio, fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se giocate al fantacalcio, qual è la vostra squadra, come state andando e se anche voi avete in squadra Tammy Abram, Tammy Abram il nuovo imperatore di Roma. Io come al solito mi invito a iscrivermi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Tammy Abram, il nuovo imperatore di Roma. Ciao ragazzi!